Benvenuti alla nuova serie di podcast della Setta dei Poeti Estinti. Ma torniamo alla Duse. Nel 1897 l'attrice prende in affitto una villa vicino Firenze, tra le valli che furono del Decameron. D'Annunzio lo viene a sapere e affitta una villa poco distante. Le due residenze comunicano tramite un sentiero nascosto tra le siepi. La villa di Gabriele era anche nota con il nome di Porziuncola, in onore a San Francesco, che per opposto al suo stile di vita sfarzoso era uno dei miti di D'Annunzio. La villa era altrimenti nota come la Capponcina, dal cognome della famiglia Capponi che ne era proprietaria. Oggi è in stato di completo abbandono. Ugo Ietti, nei suoi taccuini, ci ha lasciato un'efficacissima descrizione dello sfarzo d'annunziano. Ogni oggetto è ornato da un altro oggetto, come un sostantivo dall'aggettivo. Sopra una cassa, un busto. Sopra il busto, un gioiello. Sul gioiello, un fiore. Sopra un tavolo, un velluto. Sul velluto, una stola ricamata. Sulla stola, cucito uno stemma. Sullo stemma, una coppa di vetro. Entro il vetro, una clessidra, accanto alla clessidra dei grani d'incenso, e così via. Ma la Duse ha ormai una certa età, è più grande di D'Annunzio, e inizia a temere la concorrenza di attrici e donne più giovani di lei. Una mattina, mentre sta facendo colazione con una collega attrice, la Duse la prende in braccio, la porta nella stanza di D'Annunzio e la mette sul suo letto, gridando preda della gelosia. «Eccovela!» Giacché l'amate tanto, eccovela. La Duse inizia a chiamare D'Annunzio con appellativi come figliuolo, figlioletto, gabrioletto e lo sostenta anche economicamente. Nel 1898, tra l'altro, la Duse si ammala di tisi e con Gabriele partono per l'Egitto, dove intraprendono una crociera sul Nilo. Gabriele scrive una tragedia, La Gloria, che va in scena a Napoli e viene ricoperta di insulti che ironizzano dal pubblico sul cognome originario della famiglia D'Annunzio, Rapagnetta. Le urla dalla platea sono «Morte a Rapagnetta! Abbasso Rapagnetta!». Commentando questa disfatta, Gabriele dirà «Chi si ferma è perduto», uno slogan che verrà poi ripreso più tardi dal fascismo. Sono questi gli anni in cui D'Annunzio inizia a scrivere «Il fuoco». E sarà evidente a tutti come il personaggio della Foscarina altri non sia che la Duse. È lo stesso impresario della Duse a metterla in guardia sugli effetti che la pubblicazione del romanzo avrà sulla sua figura. Alcuni passaggi del romanzo sono crudelissimi. La donna gli pesava sopra con tutto il suo peso. Lo teneva allacciato e coperto, premeva la fronte contro l'omero di lui, nascosta il volto con una stretta che non si allentava mai, indissolubile come quella del cadavere quando le sue braccia si irrigidiscono intorno al vivente. E ancora, egli desiderava allora una creatura che gli somigliasse, un petto fresco a cui potesse comunicare le sue risa, due gambe veloci, due braccia pronte alla lotta, una preda da ghermire, una verginità da sforzare, una violenza da compiere. La Duse rispose all'impresario: «Conosco il romanzo e ne ho autorizzata la stampa perché la mia sofferenza, qualunque essa sia, non conta quando si tratta di dare un altro capolavoro alla letteratura italiana. E poi ho 41 anni e amo». E al traduttore inglese aggiunge: «Pubblicata il romanzo. Un'opera d'arte vale più della sofferenza ad una creatura umana». Il romanzo viene accolto con non molto favore dalla critica. Il suo autore, definito intanto l'immaginifico, afferma che bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte. E lo stesso Stelio Effrena, protagonista del Fuoco, ha una sua ideologia di vita. Egli era giunto a compiere in se stesso l'intimo connubio dell'arte con la vita e ritrovare così nel fondo della sua sostanza una sorgente perenne di armonie.
egli era giunto a perpetuare nel suo spirito, senza intervalli, la condizione misteriosa da cui nasce l'opera di bellezza e a trasformare così d'un tratto in specie ideali tutte le figure passeggere della sua esistenza volubile. L'orgoglio e l'ebbrezza del suo duro e pertinace lavoro, la sua ambizione senza freni e senza limiti, costretta in un campo troppo angusto, la sua insofferenza acerrima della vita mediocre, la sua pretesa ai privilegi dei principi, il gusto dissimulato dall'azione onde era spinto verso la folla come verso la preda preferibile, il sogno d'un'arte più grande e più imperiosa, che fosse a un tempo nelle sue mani segnale di luce e strumento di soggezione. Tutti i suoi sogni superbi e purpurei, tutti i suoi bisogni insaziabili di predominio e di gloria e di piacere insorsero e tumultuarono in confuso abbaglio, soffocandolo. E ancora, io non comprendo perché oggi i poeti si sdegnino contro la volgarità dell'epoca presente e si rammarichino di essere nati troppo tardi o troppo presto. Io penso che ogni uomo di intelletto possa, oggi come sempre, nella vita creare la propria favola bella. Mi sembra che la parola orale, ridotta in modo diretto a una moltitudine, non debba aver per fine se non l'azione, e sia pure un'azione violenta. A questo solo patto uno spirito un po' fiero può, senza diminuirsi, comunicare con la folla per le virtù sensuali della voce e del gesto. In queste parole è contenuta in nuce tutta l'esperienza politica del futuro D'Annunzio. E sono questi gli anni in cui, in rotta con il governo, D'Annunzio passa all'estrema sinistra, ricevendo il plauso di Giuseppe Zanardelli e Leonida Bissolati, i quali non si accorsero che proprio in quel mese usciva il fuoco. E quella di D'Annunzio fu forse più un'operazione di marketing che non una vera presa di coscienza politica. E fu proprio D'Annunzio che a questo proposito dichiarò: «Voi credete che io sia socialista? Io sono sempre me stesso. Fra quella gente e me esiste una barriera. Sono e rimango individualista oltranza, individualista feroce. Mi piacque di entrare un istante nella fossa dei leoni, ma vi fui spinto da disgusti per gli altri partiti. Il socialismo in Italia è un'assurdità. Da noi non c'è alcuna possibilità politica che quella del distruggere. Tutto ciò che adesso esiste è nulla, è marciume. La morte che si oppone alla vita. Bisogna dapprima tutto saccheggiare. Un giorno scenderò in strada». E lo farà a fiume. Curioso poi come parti intere dei suoi discorsi politici vengano prese pari pari dalle pagine del fuoco. Avete ascoltato i podcast della setta dei poeti estinti.